con kermesse motoristica all'autoporto di Gorizia. Vi devo ricordare che AM Motori e Carauto vi regalano questo bellissimo servizio. Andiamo a vedere. Questa settimana devo dire un'altra cosa, che l'abbiamo dedicato ai ragazzini con i loro go-kart, eccoli qua, e ci sono dei bambini veramente che davano la gioia per questo discorso, no? Solo i bambini, posso dire benissimo che il mio ragazzo è molto appassionato di questi go-kart. Adesso sentiremo Franco Zotti, lui che ha organizzato questa cosa e che ci tiene moltissimo perché vuole che sia i bambini sia i grandi, naturalmente, eccolo qua. Scuola per i bambini, così possono sfogarsi, imparano a guidare già da piccoli e da grandi non faranno sicuramente incidenti. Questo secondo me è il futuro che Gorizia deve dedicare ai nostri giovani. Diciamo che è la prevenzione, no? Qui si fa scuola, i ragazzini imparano a frenare, imparano ad accelerare, capiscono come si devono fare le curve e poi quando si sfogano qua non fanno anche i grandi, poi faremo vedere anche le Sì. schermate dei grandi, ti renderai conto di come guidano in sicurezza e sanno fare che un domani se trovano una macchia d'olio o un po' di erba o qualcosa, Sanno mettere. sicuramente sanno come tenere la macchina in strada. Questo si chiama sicurezza e qua Sicurezza. Gorizia deve investire sulla sicurezza. Bene, salutiamo anche Franco Zotti, guarda come che si impegna per mettere il casco ai ragazzini. E poi salutiamo anche, c'è una grande mamma che ha 5 bambini, una cosa impressionante. Poi ho chiesto a queste varie signore, no, naturalmente, cosa pensa di questa iniziativa. Hanno detto che è veramente importante, molto bella. Ecco il bambino tutto contento. Io ho fatto le corse in giro per un giro su questo circuito, naturalmente, no? Allora dimmi qualcosa, Cristina. Sì, possiamo vedere questi bambini che logicamente si divertono, però è anche importante appunto mettere il casco correttamente e proteggersi. C'è qualcuno anche che spinge, vero? Hai visto? Guarda lì. Si è bloccato. Ecco che parte un altro ragazzino. Allora comunque vogliamo dire che questa settimana abbiamo dedicato ai bambini, no? Ecco, questa è una grande mamma. 5, 5, 2, 3 bambine e 2 maschietti. Eccola qua. Pronta? Ecco, Così vediamo impari un un po', po'. no? Sentiamo cosa dice Benissimo. E tu la cosa dici? sorellina. È bella questa iniziativa? Sì, Ha detto che è una cosa magnifica. Eccolo qua. Vedi? La mamma come che controlla la figlia se è tutto a posto. Gli hanno detto, guarda che a sinistra c'è il freno e a destra c'è l'acceleratore. E vai. È la prima volta che ci andava, eh? Bene, adesso andiamo con le macchine grandi. Eccolo qua. Un bel giro, comunque vogliamo ricordare, naturalmente, speriamo che questo resista, questo discorso di queste gare con le macchine. Uno si sfoga, gira, impara, anche i bambini imparano a guidare, a frenare, a fare delle cose veramente molto importanti. Ma anche coloro che sono nelle macchine devono giustamente proteggersi con le cinture di sicurezza, con i caschi, come abbiamo potuto vedere. Vediamo le sgommate qua. Giustamente uno va in questo circuito e si sfoga, così dopo magari nelle strade va più con calma e vanno meno i punti della patente, meno incidenti. Cosa dici? Questo è vero, eh? Naturalmente si viaggia più consapevoli, eh? Vedi qua si può, c'è gente che ormai è già professionista in questo campo, no? Come il famoso, quel ragazzo che è andato su quel giorno, come si chiamava? Volevo dire, qui vediamo il drifting, no? Questo appunto sgommare di lato. Che ragazzo, sì? Sì, dicevo quello che sono andato in macchina quel giorno, Leo, no? Si chiama. Sì, Leo. Ecco, benissimo, andiamo, sentiamo un po' un due sgommate. Questa settimana non abbiamo Zotti, che lui era professionista di queste cose, vero o no? Certo, lui ha una grande parlantina riguardo a queste cose di macchine, moto, e lui è ferrato. Benissimo, ringraziamo sempre Carauto e AM Motori, naturalmente, che hanno dato la possibilità di mandare a lungo questo discorso, questo servizio, anche per ricordare alla gente che Zotti cerca di farlo ogni mese. Speriamo di sì, che le autorità, il sindaco e qualcuno dia sempre queste belle autorizzazioni. Diciamo che c'era anche il 118, guarda, giù in fondo, per la sicurezza, e questa è veramente una cosa importante, no? Pronto ad intervenire se qualcuno si fa male, giustamente, no? Bene, adesso andiamo a vedere questo ragazzo che carica. Gomme a Guarda come pieno, si carica. gomme a Ha pieno, detto, le gomme non bastano mai. A posto? Eccolo qua. Perfetto. Un altro autista. Ok.
vai, saluto, bacio. Allora, eccolo qua Leo, eccolo, vediamo un po'. Ehi, ehi, scambia? Grande. Ciao. Come andiamo? Tutto a posto? A posto. Sei pronto per la grande guerra? Adesso ci stiamo preparando. Ok, hai visto il servizio? Fantastico. Bello? Ok, ti saluto, ciao. Ciao. Eccolo gente, guarda quanta gente che c'era, un successone veramente ci sono. Dobbiamo dire che c'era anche Gusti di Frontiera. Sentiamolo. Le mamme sono tutte d'accordo. Tutti contenti, anche i ragazzi qua ci stanno divertendo ancora. Io spero che questa cosa qua venga fatta almeno ogni mese e torno a ripetere. Doveva venire anche il sindaco oggi, ma probabilmente avevo un impegno più grande. Comunque, Probabilmente il sindaco ha preso paura perché pensava che tu lo portassi su. Vero o no? Allora per evitare di aver paura è rimasto a casa. Comunque è una cosa che va fatta ogni mese. Sai perché? Senta, io ho avvocato la Lazio, una buona guida, salutiamo la signora di nuovo e buona guidata in questo circuito, perché lui praticamente piace sfogare con questa macchina che si chiama, è una macchina Nissa, non è una Porsche ma è una Nissa, mi ha detto l'avvocato, Ecco, eccolo qua, lo sto domandando tutto a posto, tutto il cazzo, Siamo quasi alle fasi di conclusione. Salutiamo Franco Zotti e diciamo che questa settimana abbiamo registrato in un altro modo, speriamo che vada meglio la prossima settimana. Allora spero che sia il programma che sia piaciuto e i Gusti di Frontiera li vedremo la prossima settimana. Un grande saluto da Roby e un grande saluto da Cristina. Bene, speriamo bene, e ci vediamo la prossima settimana, vero o no? Sì, ciao.